Siamo con Gabriele Gibilterra, esterno del Siena, 0-0 con la Pianese, partita equilibrata. Siete stati anche un po' sfortunati? Ciao, sì, diciamo che abbiamo giocato abbastanza bene, secondo me. Con il ritorno del mister siamo riusciti a fare una buona prestazione, ci è mancato solo il gol, però penso che siamo sulla strada giusta. Adesso dobbiamo macinare e pensare a vincere ogni partita. Ecco, il ritorno di mister Gilardino cosa vi ha dato? No, ci ha dato lo stimolo che ci è mancato in questo periodo. In questo periodo abbiamo avuto tante cose negative, però penso che con questa scossa del ritorno del mister possiamo ritornare come all'inizio a vincere e a tornare lì davanti. Domenica c'è l'Ostia Mare, all'andata vittoria 2-1. Come state preparando questa gara? Adesso primo giorno di allenamento della settimana. Il mister ha già impostato comunque la formazione. Adesso durante la settimana vedremo come si dispongono tatticamente e poi andremo lì a lottare. È stata una stagione particolare per te, hai incominciato tardi a giocare per via della squalifica che ti porta dietro dallo scorso anno. Quanto ti ha aiutato in questa situazione l'ambiente Siena? No, devo dire che mi hanno accolto tutti benissimo, dai compagni, allo staff, al mister. All'inizio per me è stata molto difficile perché vedere i compagni giocare io sempre in tribuna non era facile. Adesso che sono ritornato in campo sono molto contento e cerco di dare sempre il massimo per aiutare la squadra. Domenica siete partiti col 3-5-2 e tu hai fatto l'esterno tutta fascia. Avevi già giocato in questa posizione? No, è la prima volta che vengo schierato nel 3-5-2. Però cioè, sulla fascia penso che posso ricoprire tutti i ruoli, sia in esterno d'attacco che quinto, destro, a sinistra, indifferente. L'obiettivo è ancora la Serie C nonostante il momento difficile che attraversate? Sì, certo, abbiamo solo un obiettivo in testa. La classifica non bisogna guardarla adesso, dobbiamo pensare partita dopo partita e poi vedremo la fine.